Con l'intervento della dottoressa Jennifer Genovese, archeologa e mediatrice culturale presso il Museo Svizzero del Gioco. Il Musée du Jeu propone, anche come ospite nell'area musei etnografici qui accanto, attività e laboratori ludici, promuovendo il gioco come elemento del patrimonio culturale universale. Ma come si fa a diffondere la cultura ludica e tutti i suoi aspetti specifici in un ambito così formale come un museo? Quali sono i dispositivi pedagogici che possono essere utilizzati per trasmettere la cultura del gioco al pubblico? La risposta a queste domande sarà discussa all'interno dell'intervento della dottoressa Jennifer Genovese. Lasciamo dunque la parola alla nostra ospite. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Io provo a parlare in italiano con voi, però mi scusate già in anticipo per gli errori di italiano. Sì, io vi propongo di condividere con voi la mia esperienza di mediatrice culturale al Museo Svizzero del Gioco. E penso che sia interessante di discutere con voi un po' le esperienze che abbiamo messo su piedi per andare ad incontrare il nostro pubblico, come fate voi qua al Tocati. Allora, vi propongo prima di parlare con voi del museo in generale, cosa abbiamo nel museo, cosa facciamo come programma per i bambini, per gli adulti, cosa sono gli eventi che abbiamo organizzato per incontrare questo pubblico e poi finire con i progetti speciali che organizziamo al museo, come le mostre, le pubblicazioni. E vi propongo di condividere con voi la mia esperienza di giocare in ambiti complessi, perché abbiamo alcuni progetti di giocare per esempio in prigione oppure in una casa per pensionati, che sono pubblici e un po' diversi dal solito, e possiamo discuterne insieme. Ecco il Museo del Gioco, che è sistemato in un castello in riva al lago di Ginevra, dunque in Svizzera, a circa 5-6 ore di macchina da qua. E questo museo è stato creato nel 87, in questo castello che è stato comprato dal comune della Tour de Paix, dunque dallo Stato, e hanno cercato un progetto per far vivere questo castello e aprirlo al pubblico. Hanno fatto un panorama dei musei europei e finalmente hanno pensato di fare un museo del gioco, perché non esisteva prima e era un tema con cui era facile andare verso la gente e interessare la gente. Questo museo dunque è stato creato come un centro di competenze piuttosto come museo. Allora, quello che vediamo spesso è che il gioco, secondo il pubblico, si rivolge sempre verso i bambini, però il gioco non è solo per i bambini. Noi proviamo a giocare con altri pubblici. Certo, i bambini amano i giochi, però anche gli adulti possono giocare. Questo l'abbiamo forse talvolta un po' dimenticato. E dunque proviamo anche a giocare con gli adulti, i pensionati, gli adolescenti, tutti i pubblici hanno il loro posto nel museo. Ecco una sala del museo, questa è la sala delle antichità. Abbiamo circa 5.000 oggetti, di cui possiamo mettere in mostra circa 2.000 oggetti, perché è un castello e dunque lo spazio è un po' ridotto, cosa di abbastanza completo. Alcuni esempi della nostra collezione, per esempio questo gioco egiziano che si chiama il gioco dei 58 forri, un gioco di percorso abbastanza raro oggi, che si gioca in due, che si doveva fare un percorso. È tipico per i giochi dell'antichità di fare un percorso, perché raffigurava un percorso di vita dalla nascita fino alla morte, e dunque loro avevano l'abitudine di rappresentare questo percorso sul gioco. Altro esempio del tutto diverso, un gioco di scacchi cinese che ha circa 300 anni e che è fatto d'avorio. Vi lascio vedere i dettagli di questo gioco, che sono sottilissimi. Un altro gioco di scacchi, che quello è che è indiani, molto prezioso per il materiale, è un gioco di giada con smeraldi, rubini. È anche un gioco bello da vedere più che di giocare. Okay. Questo gioco è abbastanza strano per chi non lo conosce, invece è semplicissimo. È un gioco giapponese che si chiama il Kayawase, che si gioca con 108 oppure 360 conchiglie,
Dunque un mazzo di conchiglie sul tavolo, e se guardate le conchiglie ci sono disegni all'interno, e infatti è un gioco di memory semplicissimo, però con 360 conchiglie è difficilissimo. Abbiamo anche i giochi svizzeri, questo è tipico, con una vista della regione da cui vengo, il castello di Chillon, il lago di Ginevra. I giochi svizzeri ci sono sempre le viste, i panorama del paese in cui ci dobbiamo spostare come un gioco dell'oca. E questo è il nostro ultimo acquisto, è un vaso su cui è raffigurato un gioco. Dunque vediamo una scena mitologica in cui ci sono due eroi che stanno giocando davanti alla dea Atena. Dunque noi non compriamo solo giochi, compriamo anche raffigurazioni di giochi per fare veramente una collezione esaustiva. Questi sono i disegni che usiamo per i bambini per segnalare le attività che sono destinate a loro, sono le attività permanenti. Noi organizziamo per esempio delle visite guidate oppure dei laboratori ludici. I bambini possono scegliere un tema, come per esempio giocare come un romano, giocare come in Africa, giocare come in Cina, e dunque fanno una visita nel museo e poi un'ora di gioco sul tema che hanno scelto. È un'immersione nel gioco. Io penso sinceramente che sia importantissimo nell'area del gioco di poter toccare le cose, non solo guardare le vetrine. E dunque questo ha molto successo e si può anche organizzare un compleanno con i giochi. Poi accanto al programma permanente facciamo delle cose più puntuali, come per esempio il toccati. Noi abbiamo il nostro mini toccati ogni anno che si chiama Le Château des Jeux. Se vi traduco significa il castello dei giochi. È un evento tutto gratis come il toccati, durante una giornata dove vi potete imparare i giochi. Avete un posto in cui potete giocare ai scacchi, un altro in cui potete giocare ad un gioco cinese. Noi invitiamo specialisti e loro si tengono a disposizione del pubblico tutta la giornata per giocare con loro. Facciamo anche eventi più specifici come quello qua, che è un torneo annuale di Mancala. È un gioco di origine africana che si gioca in due, e questo gioco non è molto conosciuto dalle parti nostre, è molto conosciuto piuttosto al sud, nei paesi del sud come per esempio in Africa, in America del Sud, nel Brasile. Noi incoraggiamo la pratica di questo gioco organizzando un torneo internazionale ogni anno. Potete vedere che abbiamo un pubblico di giocatori di origine diverse. Altro evento è un incontro di creatori di giochi. A noi piace molto farsi incontrare gli editori di giochi con i creatori e con il pubblico, che può far testare i suoi giochi dai creatori, dagli editori e da altri creatori. È importante che loro possano entrare in contatto in un modo non troppo formale per scoprire insieme qual è le creazioni più moderne. Questo è un evento che ho fatto per la prima volta quest'anno, è qualcosa di molto moderno, si chiama la Global Game Jam, è un weekend di 48 ore non stop in cui la gente, i specialisti, si mettono attorno al tavolo per creare giochi, videogiochi. E questo evento è mondiale, dunque lavorano nello stesso tempo negli Stati Uniti, in Svizzera, in Italia, c'è anche milanesi che partecipano. E dunque tutta questa gente nel mondo stanno creando videogiochi, poi li scaricano sull'internet e fanno una competizione per sapere chi ha fatto il gioco più il miglior gioco secondo alcuni criteri. Infine ci sono anche delle conferenze più specifiche come questa che è stata organizzata a marzo, che si chiamava I giochi e l'educazione nel Medioevo. Qua invitiamo un po' specialisti dal mondo accademico oppure professori ad esprimersi sul loro tema di predilezione.
danno un po' una scena a questa gente per l'occasione di uscire dall'università per comunicare col pubblico interessato dal gioco. E facciamo anche delle mostre. Quest'anno facciamo una mostra sull'antichità, che è un progetto con due altri musei archeologici. Noi al museo abbiamo come progetto di far una mostra con i temi, con i giochi che hanno per tema l'antichità, dunque giochi moderni con tema antico. In un altro museo più archeologico, che si chiama il Musée Archéologique de Nyon, loro hanno mostrato i giochi antichi, dunque i veri giochi antichi, invece i nostri sono contemporanei con tema antico. E in parallelo abbiamo avuto la fortuna di fare una pubblicazione che in un giornale specifico che si chiama Archéothéma in francese. E abbiamo fatto un numero speciale su jeux et jouets greco-romains, dunque giochi e giocattoli greco-romani. E abbiamo invitato specialisti a scrivere articoli su aspetti ludici e antichi. Facciamo ogni volta che c'è una mostra un catalogo di mostra in cui possiamo sviluppare alcuni aspetti legati alla mostra. E possiamo anche invitare specialisti a fare un articolo sul soggetto legato a questa mostra. Dunque incoraggia anche la ricerca e penso che questo sia un ruolo importante per un museo, di sostenere la ricerca nelle università. Infine c'è questo documento che è importantissimo per me come mediatrice culturale, è un dossier pedagogico, è destinato agli insegnanti e permette di preparare una visita con gli allievi, di venire al museo, di fare la visita secondo il dossier e poi di tornare in classe e di finire la visita a scuola. Dunque propone un percorso prima, durante e dopo la visita per fare del museo qualcosa di inserito nel programma delle scuole. Come vi ho detto, abbiamo anche alcuni progetti fuori le mura del museo, come per esempio questo progetto che è stato bellissimo durante l'anno 2014. Siamo andati a giocare in una casa per pensionati. Allora, sembra abbastanza facile parlandone, però quando siete davanti a questa gente è molto difficile trovare i giochi che corrispondono a questo profilo, perché giochi troppo complessi non si può fare. Loro hanno un'idea del gioco che si rivolge alla loro infanzia, dunque abbiamo scelto di prendere dei giochi che forse loro conoscono. Abbiamo giocato al dominò, abbiamo giocato con le cordicelle, come sulla figura che vedete sullo schermo, e abbiamo anche chiesto a bambini di venire a giocare con questa gente e soprattutto aiutare questa gente a giocare, perché hanno problemi di memoria, problemi per muovere le mani, e dunque i bambini erano qua per giocare con questa gente. Per esempio abbiamo fatto una lotteria, era difficile per le signore di leggere i numeri sulla carta, e dunque i bambini erano qua accanto a dire stai attenta perché c'è il 18 che è uscito. Dunque era veramente uno scambio interessante e noi eravamo un po' qua per condividere questo momento con loro. Giochiamo con tutti i tipi di pubblico. Qua potete vedere gli scambi intergenerazionali attorno al gioco che si chiama il Mahjong. Per me è un successo quando vedo un adolescente giocare con un pensionato, con un adulto. È veramente qualcosa che vogliamo fare al quotidiano. Il gioco è anche qualcosa di festivo, dunque abbiamo molti eventi che sono specialmente per i bambini, perché è qualcosa che dobbiamo iniziare, il gusto del gioco si deve iniziare da piccolissimo, secondo me. E un pubblico che sembra anche talvolta per i musei abbastanza difficile sono gli adolescenti, ma noi siamo fortunati perché abbiamo un soggetto che attira naturalmente gli adolescenti. Dunque
qua sulla foto è un gruppo di milanesi che sono venuti da Milano per vedere il museo perché avevano imparato sul gioco, la storia dei giochi a scuola, dunque hanno fatto quasi 300 chilometri per venire da noi. E volevo finire la mia presentazione anche col progetto che abbiamo fatto in prigione, perché ci hanno chiesto di andare in una prigione per donne, per fare delle serate attorno al gioco. E anche qua è un pubblico con cui non abbiamo l'abitudine di giocare. E dunque abbiamo immaginato di cominciare con una lista di giochi che abbiamo preso con noi, e arrivando lì ci siamo resi conto che non era possibile, perché questa gente non aveva l'abitudine di giocare e non aveva l'abitudine di concentrarsi sul gioco. Dunque abbiamo pensato di far passare alcuni valori col gioco, come per esempio il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la pazienza, lo scambio con gli altri giocatori, incominciando da giochi semplici e poi per andare serate dopo serate verso giochi più complessi. Questo l'abbiamo fatto lentamente, però è stata un'esperienza bellissima, perché abbiamo visto i progressi e il gusto del gioco nasce in queste persone, che poi giorni dopo giorni ci facevano fiducia. E dunque secondo me era un bella esperienza. E questo dimostra che il museo può aprire le sue porte su altre cose, non rimanere solo un museo, ma anche un centro di diffusione della conoscenza. Vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione e rimango a disposizione per domande. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Jennifer Genovese per il suo intervento, diffondere la cultura ludica in ambito museale.